Diciamo che tutto sommato il periodo ci può andare anche bene, perché sì, è vero, abbiamo avuto, tra virgolette, occasioni, perché in sé per sé tiri in porta credo che non te ne siamo fatti, forse. Insomma, abbiamo avuto qualche occasione nel primo tempo e alla fine del secondo, però, cioè, il pallino, se si può definire il gioco, ce l'ha avuto per un 70% abbondante il Vicenza. Cioè, diciamo che appunto il periodo ci può andare bene perché non dico che meritavamo di perdere, però se alla fine, puta caso, magari alla fine doveva andare a vincere, cioè vinceva il Vicenza, diciamo che non aveva rubato niente. Perché a noi, se Mazzoni, per dirne una, penso che quella più eclatante, se Mazzoni non parava incredibilmente quel tiro di, non mi ricordo chi, insomma, il giocatore di Vicenza, quello lì che mi pareva le scarpe arancioni, mi è rimasto impresso stasera lì. Cioè, probabilmente la partita rimaneva vera, cioè il risultato. Ora uno può dire, è vero, però magari se Galabinov a posto di volerla stoppare, cosa fra l'altro lì non si è capita, cioè perlomeno io non l'ho capita. Poi di appunto, Galabinov a posto di stopparla di petto e poi tirava, magari ce l'aveva di testa, faceva go, il risultato poteva essere diverso, hai ragione. Cioè, se puoi te che mi guardi, diresti di questa serie, hai ragione. Però ricordati che se Vicenza faceva go, probabilmente, non definitivamente, probabilmente, ti andavi sempre più giù, nel senso, ti psicologicamente andavi giù. Diciamo che il fatto del, come si può dire, di queste, tra virgolette, rischio, anzi, opportunità di far gol da parte nostra, cioè, è dovuto secondo me dal fatto appunto che sarà solo 0-0. Poi per l'amor di Dio, questa è un'opinione mia, cioè è un'idea mia, magari si prendeva gol alla fine, boh, Motivi X, Gautieri o la squadra in sé per sé, insomma, cambiava proprio anche mentalmente e psicologicamente, magari potevi andare a vincere, hai ragione, però secondo me se si prendeva il gol lì, cioè era definitivamente finita, anche perché il Vicenza attaccava, ha attaccato fra l'altro anche dopo. Niente, va detto che forse forse il pareggio, come usa dire, scusa il termine, ci è andato un po' di culo, ecco, perché il Livorno non ha giocato bene, assolutamente. Io credo che, infatti voglio fare, tra virgolette, un'analisi di questo 2014, cioè di questa stagione che, anche se manca una partita, se non sbaglio, è arrivata a metà, diciamo. E appunto voglio dire, voglio approfittarne, dato la prestazione e dato che appunto è l'ultimo video di questo 2014 per quanto riguarda Livorno. Il Livorno se oggi che comunque in tutta questa diciamo prima metà l'ossa che ha peccato di più secondo me è stato il centrocampo non c'è, credo che sembra brutto da dire ma non lo è, anzi forse forse c'è da fare tra virgolette qualche complimento che qualche partita non ha giocato male, ovvero a Moschera. Io credo che l'unico che si salva sia Moschera, perlomeno uno dei pochi, perché Biagianti, a parte se non sbaglio l'ultima partita in casa che ha fatto, per il resto non è un Biagianti da, non dico che mi ricordo, comunque cioè non è il Biagianti che tutti si aspettano, ecco. Luce non se ne parla, io spero, anche se sembra stupida come cosa, spero che magari ci abbia sempre quel briciolino di paura, che non è giusto come cosa assolutamente, cioè se fosse vero l'avrebbe subito rimediata appunto, questa tra virgolette paura di rifarsi male, dato che chi, insomma, vabbè, lo sapete, vabbè, comunque vi rinfresco tra virgolette memoria, Luce è tornato da quanto, mese, 2 mesi, se mi pare di mesi all'incirca, insomma dopo un infortunio piuttosto grave, piuttosto serio, e magari c'è questa paura lì, anche se io boh, cercavo ora tra virgolette di giustificarlo, però ripensandoci sbaglia cose anche diciamo banali, elementari come può essere magari un passaggio, e dei passaggi elementari per lui che magari prima faceva bene, ora le fa di cazzo, ne fa capire. Niente, volevo giustificarlo, però poi mi sono subito un minimo ricreduto. Però, dal punto di vista forse delle entrate a livello di contrasti, secondo me, c'ho questo briciolo di paura. E se dovesse essere così, come ho detto prima, dovrebbe essere sistemata questa cosa. Comunque, dicevo, il centrocampo non c'è. Non c'è, anche lasciando stare il fatto che oggi comunque si è giocato con un modulo diverso dal solito, ovvero si è giocato con il 4-4-2, se non sbaglio. Però, cioè, a parte che, a proposito, scusate un attimino se vado un cambio, tra virgolette, argomento, però l'unica cosa buona di questo 4-4-2 è il fatto che comunque si deve essere più coperti, cioè in difesa, a parte
parte tra virgolette, sai, chi sbagli, disattenzioni, sarà più coperti, quello sì. E vabbè, comunque questa è una cosa. Cioè, 4-4-2 sono il centrocampo, perlomeno Mosquera, anche un po' luce, però Mosquera ha aiutato un po' di più. Mosquera essendo appunto l'incontrista, ha dato da fare. E insomma, tornando sul discorso del centrocampo. Il centrocampo dovrebbe essere, secondo me, la regia, cioè secondo me, penso che anche secondo voi, sono tutti, dovrebbe essere la regia, no? Soprattutto quelli centrali delle azioni. Il centrocampo per ora pochissime volte è stato, anzi forse è stato più Emerson a gestire un po' il gioco che appunto c'è tutto il centrocampo, che fra l'altro Emerson continua ogni tanto a rischiare questa serie, che lui regala la banda avanti e ce l'ha anche le doti per poterlo fare, però devi stare attento caro Emerson, perché se perdi palla al centrocampo si resta scoperti dietro, soprattutto nella tua posizione, e si rischia di prendere l'imbarcata. Vabbè, e niente, io spero che magari sin da subito con l'inizio del calciomercato, e questa appunto è una cosa mia, scusate sto andando anche un po' fuori tema, perché questo deve essere il commento, però voglio aggiungerci una piccolissima parentesi. Io spero che col calciomercato comunque possiamo un po', cioè la società si sbrighi, anche i quartieri magari come richieste, per quello che può chiedere, si, tra virgolette, si sbrighi un po' a prendere almeno un regista, ma anche un regista di veli vecchi, ma che comunque sappia un po' gestire le cose. C'era questo di Gennaro, fra l'altro, di Vicenza, a proposito, che comunque, perlomeno io non è che l'ho seguito niente in Vicenza, nemmeno lui, però da quello che ho visto oggi, dai commenti che hanno fatto i telecronisti di Sky, perché scusate la pubblicità, comunque io la partita le guardo su Sky, sembrerebbe un buon centrocampista, un buon mediano barra regista per la Serie B, no? E quindi quasi quasi, cioè io fossi lui, se dovesse arrivare a chiesta a squadra come Livorno, da che gioca in Vicenza, con tutto il rispetto per il Vicenza, io comunque accetterei, vabbè, niente, non è cazzata mia. Torniamo alla partita. Allora, si è detto che Livorno in sé per sé ha giocato abbastanza male, tranne quando magari ha tirato fuori un po' coglioni, forse anche dovuto all'ingresso di Cutolo nel finale, insomma. Secondo me Livorno l'unica occasione che ci ha avuto è stata quella lì, come ho già detto all'inizio del video. Nel primo tempo, con i tiri in piccionaia di vantaggiato e anche qualche, tra virgolette, zottella, chiamiamo senza nemmeno se si può dire come termine, insomma, di Galabino, e nel finale appunto, come ho già detto, con l'ingresso forse di Cutolo, Cutolo stesso e Galabino. E niente, mi spiace solamente che, anche se lo dico sinceramente, se io puto a caso che sullo 0-0 il gol di Galabino, cioè quel coso, vai, quel presunto movimento, chiamiamolo così, di Galabino o i tiri di Cutolo, insomma, magari alla fine entravano, diciamo che ero contento, e anche se la vittoria appunto era meritata, sinceramente a me l'importante quando alla fine, se per sé, se sei una squadra come Livorno, non dico per la Serie B, ma dico per sempre, alla fine vince, no? E niente, appunto, mi spiace Galabino perché oggi non mi è piaciuto proprio per niente. Oddio, ha provato, cioè tante volte mi è piaciuto sul fatto fisico, che magari teneva palla, e anche se l'ha fatto poi volte, poteva magari dalla centrocampista a centrocampista subito magari girarla, no, a volte lo tenere. Comunque mi è piaciuto dal punto di vista appunto fisico di protezione palla, perché essendo grosso lui dovrebbe fare sempre questa, sapere quando non si trova in attacco o anche lì, ma soprattutto magari quando rientra un po'. E niente, Luci, come ho già detto, io penso sia stato il peggio in campo, e per il resto la squadra si gira attorno 5,5-6. Migliore in campo assolutamente, spero che anche voi condividiate questo mio pensiero, diciamo, è stato Mazzoni, perché Mazzoni è quello che ci ha permesso di poter fare un punto, perché ha fatto delle ottime parate, soprattutto la lì che ho detto prima su quel giocatore con le scarpette arancioni che non mi ricordo come si chiama, e niente, ora speriamo che con questa pausa, magari col fatto che qualche giocatore era stanco e la squadra era influenzata appunto tutta dalla partita di sabato, sì, contro l'Entella, magari diciamo che questo tra virgolette calo si è dovuto da questa sabina. E niente, via, potevamo secondo me giocarcela meglio, purtroppo non è stato così, meno male alla fine abbiamo raccattato almeno un punto. E niente, ora c'è la prossima in casa, sì, dovrebbe essere in casa col Pescara, non sbaglio,
e speriamo di riprenderci. Magari anno nuovo, diciamo, campionato tra virgolette diverso, nuovo, diciamo, stile di affrontare le partite. Niente, io comunque rimango fiducioso perché concludiamo questo 2014 in zona calda, molto calda dei playoff. Se non sbaglio siamo terzi all'incirca, insomma siamo nelle zone altissime. Non siamo da diretti in Serie A, ma dobbiamo essere pari terzi, sì, all'incirca. Che sai, non ci capisco. Qui magari anche una squadra che fino a 2 giorni fa era nei playout, tra virgolette, zona playout, ora magari te la ritrovi accanto, cioè Serie B è compatta. Niente, scusate questo commento, comunque forse è durato un po' troppo. Boh, ci rivediamo allora anno nuovo. Ah, una cosa che volevo aggiungere, non so se farò come ho fatto appunto nella scorsa estate, ovvero diciamo dei video apposta per quanto riguarda il calcio mercato, non lo so. Forse magari ne farò due, forse uno che racchiude tutto. Questa era una cosa che magari volevo appunto, tra virgolette, dirvi. Magari chi mi segue, chi ha interesse, magari lo tengo aggiornato. E niente, via, detto questo, ci rivediamo anno nuovo. E niente, non mi resta che dirvi 200 volte che dico niente. Comunque, vi auguro per finire di passare un buon Natale, felice anno nuovo, buona Befana, ma tutto, ma buone vacanze in generale. Perché scusatemi la mia ignoranza, però non so, mi ricordo quando si va già la prossima partita, se prima o dopo Befana, non me lo ricordo, scusate. Vabbè, vi saluto. Ciao a tutti, ci vediamo anno nuovo.